A tutti voi buongiorno e bentornati al TG2. Dunque, la proroga dello stato di emergenza non è stata ancora decisa. Lo ha precisato ieri sera il Presidente del Consiglio, che ha aggiunto la questione sarà oggetto di un dibattito parlamentare. Conte ha parlato all'AIA a margine dell'incontro col premier olandese Rutte, rappresentante dei paesi cosiddetti frugali, che ritengono eccessive le contribuzioni previste dalla proposta del Recovery Fund. Allora, sentiamo Ilaria Capitani. Incontro cordiale ma distanze da colmare. Il premier Conte descrive così il faccia a faccia con l'omologo olandese Rutte, capofila dei paesi frugali, ostili al recovery fund da 750 miliardi. Cena in un ristorante italiano, ma lo scetticismo nei confronti del nostro paese resta, con tanto di condizioni e vincoli che per Conte imbriglierebbero lo stanziamento di prestiti e sussidi. Rispedita al mittente anche la richiesta di realizzare le riforme. Rutte punta l'indice su pensioni e lavoro. L'Italia ha già il suo piano di rilancio, replica Conte, un progetto concreto a partire dal decreto semplificazioni. La risposta europea insiste e deve essere coordinata e tempestiva a beneficio di tutti. Non posso dire che ci sia una piena convergenza, ci sono degli aspetti adesso, alcuni dettagli, vari dettagli e alcune divergenze ancora, ma su cui possiamo lavorare. Il confronto proseguirà martedì a Berlino con la Merkel, a Bruxelles il 16 con Macron, alla vigilia del vertice che potrebbe non essere risolutivo. Che l'emergenza Covid non sia finita lo dimostra la curva epidemiologica. Il governo deve continuare a monitorare e intervenire se necessario. Da qui l'ipotesi di prorogare lo stato d'emergenza fino a fine anno. Sarà una decisione collegiale del governo, ovviamente, che verrà fatta con il debito confronto con il Parlamento. Sull'ipotesi di revoca delle concessioni autostradali il braccio di ferro con Aspi prosegue. Le proposte non sono accettabili, ribadisce il Premier a inizio settimana Consiglio dei Ministri. E sulla proroga dello stato di emergenza la maggioranza sostiene la linea di Conte, mentre l'opposizione si dice nettamente contraria. Altre le priorità, scandisce Salvini. Sentiamo Barbara Romano e poi Marco Sabelli. Serpeggia malumore nella maggioranza, non per la propria.